Allora, ciao, questo qua è il nostro allevamento e all'interno di questo allevamento abbiamo 700 animali totali circa, di cui 320-350 in lattazione. E perché solo 350 dei 700, quindi circa la metà? Perché gli altri sono ancora piccolini, perché i nostri animali nascono qui da noi e sono gli unici che poi daranno la produzione di latte per il nostro formaggio. Quindi è tutta una filiera controllata che nasce dai nostri campi, che lavoriamo noi, per poi arrivare a dare il cibo ai nostri animali, che poi arriveranno a produrre latte per il nostro formaggio che vendiamo. E di questi 700 animali, solo 320 sono in lattazione, e i 320 in lattazione sono divisi in quattro grandi gruppi: 1, 2, 3, 4. Perché in quattro gruppi? Perché questo ci permette di controllare singolarmente ogni gruppo la quantità di latte prodotto, lo stato di salute degli animali, che sono liberi di girare per la stalla, hanno ognuno la propria cuccetta e hanno la libertà di venire a mangiare quando hanno necessità e voglia di mangiare. Che cosa gli diamo da mangiare? Gli diamo da mangiare i foraggi provenienti dai nostri campi per il 50%, l'altro 50% è una ricetta che viene studiata per far sì che gli animali stiano bene e allo stesso tempo abbiano voglia di mangiare, perché anche gli animali, anche le mucche, come gli esseri umani, mangiano quando hanno voglia di mangiare quello che gli piace mangiare. Ovviamente tutto quanto 100% naturale, senza insilati, perché non si possono dare gli insilati agli animali per la produzione di parmigiano-reggiano, anche perché questo avrebbe conseguenze poi sulla produzione di latte. E nonostante l'insilato sia ricco e farebbe produrre più latte, farebbe sì che noi, non potendo metterci l'isozima nella produzione di parmigiano, non verrebbe fuori il formaggio.